intanto le chiedo se l'ha rassicurato questo tour del Franchi e quantomeno questo sopralluogo di oggi. Sì, si vede che il comune sta lavorando e anche bene per mantenere in termini di eccellenza lo stadio Franchi. Devo dire che i lavori fatti dall'amministrazione sono ingenti, perché questo stadio ha bisogno di ingenti lavori di manutenzione ordinaria. E quindi il Comune di Firenze li sta garantendo, abbiamo visto questo, io ringrazio i tecnici e l'amministrazione per la cura che ha dello stadio. È uno stadio che ne ha bisogno di molta di cura, perché è del 1931 e quindi ha bisogno di molta manutenzione, e il Comune di Firenze insieme anche alla Fiorentina lo stanno facendo. Uno dei tasti sui quali lei ha sempre posto attenzione è l'importanza del Franchi per questo quartiere. Si parla molto di scetticismo che il Presidente Commisso sta avendo sull'area Mercafir. Il Franchi ha vita oltre l'attualità? Il Franchi ha vita se c'è la Fiorentina. Se non c'è la Fiorentina, il Franchi fa fatica, perché è uno stadio, come detto prima, che ha bisogno di tanti lavori. E quindi l'augurio è che si possa fare uno stadio molto bello dove la Fiorentina ci possa stare. Questo senza parlare del bando alla Merca, perché è una scelta del comune legittima e vediamo come andrà. Quali sono dal suo punto di vista le principali migliorie da fare per questo stadio, anche per tenerlo in condizioni accettabili per tutto il quartiere? A prescindere di come va, se la Fiorentina rimane o no, lo stadio va coperto, perché coprirlo lo rende sicuramente più sicuro. Il cemento armato ha bisogno di minore manutenzione, quindi lo stadio va coperto e va reso più bello e più fruibile per tutti quelli che lo vogliono, che ci vogliono venire a vedere grandi eventi dentro. Io non mi immagino grandi eventi diversi da quelli dello stadio che ha avuto fino adesso. Grazie. Sì. Grazie. Prego.